Scudetto e Coppa dei Campioni volteggiano sulla Madonnina. E se l'Interstellare ha più 12, il Milan si presenta al derby col passaporto per Barcellona. Un incasso con tanti zeri, 2,4 miliardi. Gli zeri sono importanti talvolta anche nel calcio. Questo 0-0 di San Siro non è prefabbricato, ma la risultante di una partita nervosa e combattuta a centrocampo. Un derby giocato a buon ritmo e senza particolare tensione, poi un palo per parte giusto per sancire il pareggio. Grande tiro di Ancelotti respinto dalla parte bassa della traversa. La linea di porta ha rifiutato ogni chiarimento. Per l'Inter è già una partita di fine campionato, ogni tanto i nerazzurri cercano l'affondo, Berti spreca tutto con un tiro affrettato. Alla mezz'ora uno scambio Baresi-Diaz-Baresi costringe Galli all'uscita, è una delle azioni più pericolose della partita. Sull'angolo successivo attenzione a Breme, pallone che sfiora la traversa e grandi proteste del tedesco con l'arbitro Magni che poi lo ammonisce, ma a protestare sono in due, osservare Sacchi. Ripresa, Inter all'attacco, Diaz trova lo spunto buono, Galli riesce a deviare oltre il fondo. Van Basten marcato stretto e Virdis si sono visti poco, deviazione di Van Basten. Vediamo il palo colpito da Berti dopo azione dall'angolo di Breme, palla sotto la traversa ma rimbalzo netto oltre la linea. Il Milan soffre un po' nel finale, esce Rijkaard per una botta al capo. Ancelotti di testa per poco non combina un guaio. Ascoltiamo il dopo partita da Claudio Valeri, anche se l'appuntamento per i rossoneri è per il 24 di maggio. Carlo Ancelotti, come si potrebbe dire, quasi gol. Sì, mi è andata male oggi, mi è andata meglio mercoledì, forse era più importante il gol di mercoledì, quindi non è che mi preoccupo più di tanto. Senti, ma tu che sensazione hai avuto? Tiro dentro, tiro fuori? Non lo so perché... L'ha visto e rivisto questo tiro di Ancelotti? Beh, io l'ho visto una volta solo, da quello che ho visto la palla presa la traversa, che dove Zenga non era arrivato, e poi dopo ha rimbalzato in terra, non so se fosse stata dentro o fuori. Fatto sta che 90 volte su 100, quando rimbalza dentro rimane dentro, quando rimbalza fuori esce fuori. Sacchi, l'allenatore del Milan, ha detto non mi è perso di aver visto due squadre in palla. Bah, diciamo che deve giudicare la sua squadra, insomma noi penso che il primo tempo abbiamo faticato un pochettino e però il secondo tempo mi sembra che abbiamo creato 3-4 occasioni limpide da gol e abbiamo schiacciato questo grande Milan. Ecco, la migliore occasione è quella proprio di Nicola Berti, ti sei disperato dopo quel tiro sulla traversa? Sì, l'avevo colpita benissimo nel collo pieno, se era una palla che era a parabola doveva scendere, non è scesa abbastanza, peccato, comunque diciamo che tutto sommato muoviamo sempre la classifica, dunque